Bene, buonasera a tutti, benvenuti. L'incontro di questa sera, di questo pomeriggio, ha lo scopo di mettere a confronto diverse opinioni, diversi punti di vista in merito a Bologna, la sua prospettiva sia nella dinamica nazionale che in quella locale. Per questo motivo abbiamo voluto affidare a Giuseppe Pilloni dell'emittente televisiva ETV. Buonasera. Di la conduzione di questo dibattito, che vedrà intervenire tra di loro i nostri ospiti: Anna Maria Bernini, ministro delle politiche comunitarie, l'onorevole Galletti del gruppo UDC, capogruppo dell'UDC alla Camera, se non sbaglio, l'onorevole Donata Lenzi del Partito Democratico e il senatore Walter Vitali, che diciamo oggettivamente giocano in casa rispetto quantomeno alla location del dibattito. Vi auguro un buon proseguimento a tutti, non aggiungo altro, anche se ci sarebbe molto da dire. Prego Pilloni. Grazie, buonasera a tutti. Allora direi di cominciare subito parlando della manovra economica che sarà approvata la prossima settimana, una manovra dura che il governo ha messo in campo, che ha suscitato anche parecchie polemiche, una manovra che è anche cambiata in corso di svolgimento, diciamo. Ne parliamo con i nostri ospiti. Direi di partire subito dal senatore Walter Vitali. Ecco Walter, sicuramente mi dirai che questa manovra non ti piace, ti chiedo perché non ti piace e secondo te servirà oppure ce ne vorrà un'altra? No. Dunque, intanto voglio ringraziare particolarmente gli ospiti, diciamo, non del PD, che sono presenti a questo dibattito. Naturalmente Gianluca Galletti, esponente di punta dell'UDC alla Camera, e la ministro alle politiche comunitarie Anna Maria Bernini, che ringrazio particolarmente per essere qui, perché come esponente della maggioranza del governo naturalmente ha il compito più arduo, cioè quello di sostenere le ragioni di quanto il governo ci ha proposto e sulle quali naturalmente sia come Partito Democratico, come UDC e altre opposizioni abbiamo espresso un giudizio molto negativo. Devo dire che ringrazio in modo particolare Anna Maria anche perché lei, come parlamentare della PDL, quindi della maggioranza che oggi è ministro, si è sempre occupata dei problemi di Bologna in una forma che io trovo particolarmente apprezzabile, senza fare troppo clamore. Insieme siamo andati dal ministro Matteoli per parlare della possibilità di trattenere i fondi per la metrotranvia che altrimenti sarebbero persi, siamo andati dalla ministro Gelmini sulla questione di cui si è occupata anche Donata, purtroppo con esito negativo, del liceo musicale, e siamo andati dal sottosegretario Crimi allo sport per cercare di sostenere le buone ragioni della nostra città su un importante appuntamento sportivo come le Universiadi. Lo dico perché credo sia un valore importante, cioè nella dialettica e nella contrapposizione, che in questo momento peraltro è anche parecchio aspra, mantenere però sia il rispetto personale sia anche il proprio amore per la città e la volontà come parlamentari di sostenerne le ragioni insieme. Detto questo, cominciano le note, diciamo, negative, ecco, perché altrimenti finisce che non apprezzereste, ecco, la mia prestazione se mi limitassi a questo. Guardate che rispetto a quello che Pilloni ci chiedeva, cioè la manovra, e sulla quale naturalmente il nostro giudizio è molto, molto negativo, anche per la forma, perché è stata chiesta la fiducia. La cosa che a me colpisce di più è la rapidità con cui cambiano le cose. Voi avete presente, all'inizio della settimana ci siamo trovati di fronte a un nuovo tonfo delle borse, a un appello martedì mattina del presidente Napolitano a rafforzare la manovra, poi il governo l'ha fatto in un modo che a noi non piace, perché ha inserito l'aumento dell'IVA di un punto e ha inserito anche
l'aumento dell'età pensionabile per le donne senza, anzi venendo meno alla promessa che era stata fatta durante l'altra provvedimento in quella direzione di destinare le risorse a servizi, a tutti quanto poteva aiutare anche la conciliazione tra il lavoro e il lavoro di cura da parte delle donne, e ha anche diciamo inserito un contributo sui redditi più alti che noi riteniamo assolutamente insoddisfacente. Poi giovedì la manovra è stata approvata, sembrava che i mercati reagissero abbastanza bene, poi venerdì di nuovo tutto è precipitato. Si è dimesso il membro tedesco del consiglio direttivo della Banca Europea, qui parliamo di questioni che ad Anna Maria sono molto vicine perché lei è appunto ministro delle politiche comunitarie. Il Fondo Monetario Internazionale ha rivisto le previsioni di crescita dell'Italia, prevede nell'ultimo quadrimestre 2011 una crescita vicino allo zero e per tutto il 2012 una crescita di solo lo 0,5%. Emma Marcegaglia per la prima volta in modo molto netto ha chiesto le dimissioni del governo. Ieri nelle feste del PD e dell'UDC a Pesaro e a Chianciano vi sono stati fatti politici importanti. Pier Ferdinando Casini ha detto che comunque l'UDC non sarà mai disponibile a fare da ruota di scorta per questa maggioranza, e Pierluigi Bersani ha aperto alla possibilità di un governo di transizione, di un governo di larghe intese guidato da una personalità indipendente scelta dal Presidente della Repubblica che prepari le elezioni. In questo quadro noi aspettiamo la riapertura delle borse di domani, ma lo aspettiamo ovviamente con trepidazione, perché qui non è questione, adesso anche per parlarci chiaro, di dipendere dai mercati finanziari. Qui è questione che ogni volta che aumenta quel benedetto differenziale tra gli interessi sui titoli di Stato italiani e quelli sui titoli di Stato tedeschi, aumenta e di molto il denaro che lo Stato italiano deve spendere ogni anno per gli interessi sul debito. E poiché noi abbiamo un debito che è al 120% del PIL e che in valore assoluto è il quarto debito al mondo, pur noi non avendo l'economia degli Stati Uniti, del Giappone e della Germania, voi capite bene qual è l'allarme e l'angoscia. Allora parliamo di Bologna e della manovra, molto rapidamente naturalmente, perché sennò rischio di monopolizzare tutta la serata. L'errore di fondo che fa il governo, non solo nei confronti delle opposizioni parlamentari, ma anche nei confronti del sistema delle regioni e delle autonomie locali, è di muoversi in maniera completamente autoreferenziale. Tremonti non vuole istituire alcuna conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, che è un organismo previsto dalla legge sul federalismo fiscale, non vuole realmente concordare col sistema istituzionale anche i sacrifici che c'è bisogno di fare, perché indubbiamente di sacrifici bisogna farli, ma non si risolve il problema con questi tagli che per il 2012 graveranno pesantissimamente su regioni ed enti locali, soffocando in questo modo uno dei volani della crescita. Perché l'altro aspetto che tutti dicono in queste ore è che insieme a provvedimenti di risanamento finanziario l'Italia deve fare anche, qui vengono le proposte del PD, deve fare anche provvedimenti per la crescita. Cioè l'economia bisogna che cresca, il prodotto interno lordo deve crescere, altrimenti la stessa manovra che è stata approvata non è più sufficiente, bisognerà farne un'altra se questo paese non vede ripartire l'economia. Voi pensate che i comuni hanno milioni se non qualche miliardo di euro bloccati dal patto di stabilità interno, cioè vuol dire che non li possono spendere per queste regole un po' assurde a dire la verità, quando investire nella direzione delle opere pubbliche, anche quelle piccole a livello dei comuni grandi e meno grandi, sarebbe un modo molto importante per contribuire alla crescita del paese. Ho già parlato della metrotranvia, introduco qui un altro elemento, perché con Galletti e con Anna Maria Bernini siamo nella Commissione per il federalismo fiscale, bisognerà anche su questo fare un po' di chiarezza, perché il federalismo fiscale non è quello che si sta facendo in questo paese, dove si toglie autonomia ai comuni, ce n'è meno di quando c'era l'ICI sulla prima casa.
federalismo fiscale può aiutare il Paese se è fatto in modo completamente diverso e secondo quanto prevede la legge 42 del 2009. Stiamo discutendo anche tra PD e UDC su come presentarci alla prima riunione della Commissione, che sarà la prossima settimana, con una posizione comune, ma sarà una posizione molto dura, perché noi andare avanti così non ci stiamo. Pensiamo che sia del tutto inutile partecipare a riunioni di commissione che poi alla fine non hanno alcun significato, o si inverte rapidamente la rotta, oppure, mi dispiace, ma il governo e la maggioranza non potranno più contare su di noi. Ecco, grazie Vitali, hai fatto un quadro molto ampio, diciamo che quasi giornalistico, proprio della situazione. Hai cominciato con un volemos e bene con la Bernini, poi però hai detto qua non si può andare avanti così. Ecco, sentiamo adesso Galletti. Abbiamo sentito Vitali dire stiamo cercando una posizione comune con l'UDC per presentarci questa settimana entrante con le idee chiare. Ecco, troverete una posizione comune. Poi chiedo anche a te, Vitali ha parlato di mancanza di provvedimenti per la crescita. Ecco, condividi, diciamo, il giudizio di Vitali? Ma io penso che sia il momento della verità e del coraggio. La verità, perché sbagliamo se crediamo, facciamo credere agli italiani che ci siamo trovati in questa situazione difficile per caso, perché se non analizziamo bene le situazioni che ci hanno portato in questa situazione non riusciamo neanche ad uscirne. È vero, c'è nel mondo una crisi finanziaria molto forte, una tempesta perfetta, questo è innegabile, questo colpisce gli Stati Uniti, colpisce l'Europa e colpisce l'Italia. Noi però abbiamo un problema nel problema, la crisi colpisce in maniera più forte noi, e c'è un governo, non è certo responsabilità della Bellini che ne fa parte da due mesi, c'è un governo che per 3 anni ci ha fatto credere che tutto andasse bene. Vi ricordate quante volte in televisione abbiamo visto il ministro Tremonti o il presidente Berlusconi dire agli italiani abbiamo i conti sotto controllo? Bene, quella cosa lì, vi informo, non è vera. I conti non erano sotto controllo allora, quando lo dicevamo noi, e ancor meno sono sotto controllo oggi. Io preferivo il Berlusconi che faceva una manovra in 3 minuti piuttosto che il Berlusconi che oggi è costretto a fare una manovra ogni tre minuti. Ma questo è il risultato di avere ignorato e detto delle bugie agli italiani. Se noi avessimo incominciato a fare politiche di crescita e riforme strutturali 3 anni fa, oggi probabilmente non saremmo il vaso di coccio in Europa e non saremmo nelle condizioni di dover essere aiutati giornalmente dalla BCE, che deve continuare ad acquistare i nostri titoli per impedirci di andare in default ogni giorno. Guardate che questo può durare ancora per qualche settimana, ma non più di tanto, perché quel titolo, se è un debito non buono, un debito cattivo, resta cattivo sia che stia sul mercato che vada nelle casse della BCE, il risultato è uguale. Quindi i nostri titoli di Stato oggi sono considerati dal mercato come debito cattivo, e tale resta finché non facciamo delle cose vere. Questa manovra finanziaria non è vera, un po' perché è stata pasticciata dall'inizio, non si possono fare 4 versioni in un mese, perché se io vado dai miei figli e in un mese gli dico 4 cose diverse, alla quinta cosa neanche loro mi credono più, no? Perché gli racconto storie sempre diverse. Allora, tanto perché l'abbiamo pasticciata dall'inizio, in secondo luogo perché è una manovra tutto sul versante delle entrate e non sul versante delle spese, e quel poco che c'è sul versante delle spese è a carico delle fasce medio-basse del paese, perché lì c'è solamente il taglio agli enti locali, e io vi assicuro che ogni tanto penso all'assessore Giannini e sono contento di non essere più al suo posto, perché al suo posto non saprei in questo momento dove mettere le mani, e parte di quel taglio alla spesa è rimandato a una revisione della spesa assistenziale che si farà dal settembre 2012
e sarà 2012, 2013 e 2014 del valore di 20 miliardi. Quando noi toglieremo 20 miliardi a quel settore, al settore dell'assistenza, andremo ancora di più a toccare le fasce più deboli della popolazione, perché lì, per intenderci, ci sono gli assegni familiari, ci sono gli assegni della non autosufficienza, cioè c'è la polpa degli aiuti sociali che questo paese dà. Allora, una manovra che per il 65% aumenta le tasse e per l'altro 35% viene posta a carico dei più deboli. È chiaro a tutti che questa manovra così non può andare bene, soprattutto non va bene perché non contiene niente per la crescita. Allora, guardate, io devo dire, alla fine, quando hanno messo l'aumento dell'IVA, vi sono sincero, ho tirato un sospiro di sollievo, perché ho detto, vabbè, dopo tutta sta roba, no? Dopo essersi inventato delle coperture con il recupero dell'evasione, eccetera, almeno hanno fatto una cosa vera, hanno aumentato dell'1% l'IVA. Sono stato contento, poi ho pensato, beh, però l'IVA, attenzione, è l'unica imposta europea. Perché è importante per un paese? Perché è importante per un paese? Perché è l'unica imposta, adesso è un discorso un po' tecnico ma lo spiego in un minuto, è l'unica imposta che permette ancora una svalutazione competitiva, cioè permette a un paese di aumentare le tasse su tutti i prodotti, anche sui prodotti che vengono da fuori, no? Allora, se io utilizzo gli introiti di questa imposta per diminuire le tasse sulle mie aziende, ad esempio le tasse sul lavoro, rendo i miei prodotti più competitivi per gli altri, perché faccio costare di più quelli che vengono da fuori e faccio costare meno quelli che produco io. Se voi guardate, la Germania è il paese che ha l'IVA più alta in Italia. Perché? Perché è il paese che ha le tasse più basse sulle imprese in Italia. Ha utilizzato l'aumento dell'IVA per abbassare le tasse alle proprie aziende, ed è la cosa che fanno i paesi quando hanno bisogno. Una volta si svalutava la propria moneta, adesso l'unica cosa che puoi fare è aumentare l'IVA e diminuire le aziende sulle tue imprese. Noi abbiamo aumentato l'IVA e abbiamo lasciato però le imposte uguali, le abbiamo fatto per coprire il deficit di bilancio. Questo è un errore che pagheremo. Allora, che cosa bisogna fare? Bisogna avere il coraggio, bisogna dire agli italiani la verità, che le cose sono pericolose. Oggi siamo sul baratro e bisogna che facciamo qualche cosa subito. Che cosa possiamo fare? Le riforme strutturali, sulle quali ci vuole coraggio, ci vuole tanto coraggio, perché andare ad aumentare, andare intorno al sistema pensionistico, ci vuole molto coraggio. Noi abbiamo presentato degli emendamenti, il PD non li ha firmati, dove abbiamo detto salviamo i 40 anni di anzianità, salviamo i 65 anni di vecchiaia, ma deve essere chiaro a tutti che altre agevolazioni non ce ne possono più essere, che non possiamo essere il paese dove nel 2010 l'età media della pensione è stata 58 anni e mezzo, non ce lo possiamo più permettere. Però destiniamo quei soldi ai nostri giovani, destiniamo quei soldi ai più giovani per aiutarli a entrare nel mondo del lavoro e rimanere nel mondo del lavoro in maniera dignitosa, un grande patto generazionale fra anziani, gente anziani, fra cinquantenni come me e più giovani che entrano nel mondo del lavoro oggi. Noi non possiamo essere la prima generazione che lascia un mondo peggiore ai propri figli di quello che ha ereditato dai propri genitori. Io non voglio far parte di una classe politica che si assume questa responsabilità. Abbiamo detto incominciamo ad accelerare sul tema delle liberalizzazioni. Le liberalizzazioni vere, quelle dei servizi pubblici locali, quelle delle professioni, quelle del settore farmaceutico, quelle del settore bancario, assicurativo. Incominciamo davvero a fare le liberalizzazioni, perché questo paese è troppo ingessato. Certo, ci vuole coraggio, perché va intorno a protezioni che oggi esistono nel mercato. Noi abbiamo presentato degli emendamenti che vanno in questa direzione. Io penso che questo governo, per rispondere alla domanda di Pilloni, non abbia più né la credibilità né la compattezza per poter fare questo tipo di riforme strutturali per il Paese. E lo dico perché se non le ha fatte in questi tre anni è ancora più difficile credere che le possa fare in questo scorcio
di legislatura con un governo che obiettivamente agli occhi del mondo e di tutta l'Europa è più debole di quando ha incominciato il proprio percorso. E quindi abbiamo semplicemente proposto a tutti, e già da mesi che lo diciamo, di fare un governo di unità nazionale che non è un governo tecnico, è un governo di responsabilità politico con tutti coloro che si vogliono assumere la responsabilità di fare cose forse impopolari ma di cui l'Italia oggi ha assolutamente bisogno e non può più aspettare. E guardate, a noi non interessa né di entrare al governo, perché sinceramente se l'avessimo voluto fare potevamo farlo in questi 3 anni almeno 10 volte, no? E probabilmente avremmo ottenuto anche posti al governo, posti negli enti di secondo grado, dove volevamo. Non l'abbiamo fatto perché abbiamo ritenuto che questa maggioranza, con il ricatto della Lega, non potesse fare le cose importanti per il Paese. E al PD diciamo la stessa cosa, diciamo: o c'è un atto di riformismo vero oppure sarà impossibile anche per voi proporvi alle prossime elezioni in alternativa a Berlusconi, perché è un partito che fino a ieri ha sposato il tema del referendum dell'acqua pubblica, sapendo che non si trattava dell'acqua pubblica ma che si trattava di fermare un processo di liberalizzazione importante nel servizio dei servizi pubblici locali, che fino a ieri ha detto che le pensioni non si possono toccare ed è sceso in campo con la CGIL in uno sciopero che io credo sia stato fortemente irresponsabile. Credo che non abbia le carte in regola per definirsi ancora a tutto campo un partito riformista vero. Allora, quelle forze che sono all'interno di uno schieramento e di un altro, che hanno intenzione di riformare questo Paese, è il momento che vengano allo scoperto, e di tempo ne resta davvero poco. Grazie Galletti. Ministro Bernini, ha il compito difficile di difendere questa manovra che tutti attaccano qui tra i relatori, diciamo, di questo dibattito. Ecco, Galletti ha detto questa manovra finanziaria non è vera, Berlusconi ha detto bugie. Ricordo tutto, ho memorizzato. Hai memorizzato? Sì, ho memorizzato. No, devo dire la verità, mi scusi, non vorrei interrompere la sua domanda, però ho come la sensazione che se io mi fossi immaginata un dibattito in questo contesto, in cui peraltro sono felicissima di essere, di poter parlare, ringrazio tutti voi per l'invito, in cui si tessevano lodi e si facevano peana alla manovra, ecco, veramente il mondo si sarebbe completamente capovolto. Quindi immaginavo di venire qui comunque a raccontare la mia storia, che è la storia del governo che io qui rappresento, sulla manovra, che non è la storia che ha raccontato Walter Vitali, che non è la storia che ha raccontato Gianluca Galletti. È una storia in cui io vorrei portarvi, come posso dire, dalla mia prospettiva, cercando di dare il margine di obiettività possibile da parte di un esponente comunque pro tempore di questo governo della Repubblica Italiana. Un'unica considerazione vorrei fare, ringraziando Walter Vitali e dicendo: non è un volemos il bene, è giusto, in un ruggente talk show tu giustamente vuoi dare, non facciamo finta di darci del lei perché abbiamo fatto una campagna elettorale insieme, evitiamo queste ipocrisie. E tu vuoi dare un senso swinging a questo talk show, non è un volemos e bene, è un modo di lavorare per il territorio, dando ciascuno per la sua parte, nel grande rispetto delle diversità di posizioni, ciascuno secondo nell'esercizio del proprio ruolo, però cercando di dare alla propria città e quindi al proprio paese quanto di buono si può dare a diciamo condizioni date. Quindi a livello nazionale a nostro avviso era opportuno avviare determinati percorsi, soprattutto infrastrutturali, e penso che di questo parleremo, quindi non mi dilungo, cioè dare a Bologna l'infrastrutturazione che la logistica bolognese merita per fare in modo che decolli la crescita, che decollino le imprese, che i cittadini si muovano più agevolmente, che quella famosa città metropolitana di cui Walter Vitali è padre putativo, e qui non è un volemos bene, è il riconoscimento di un dato di fatto. Walter Vitali è stato il primo a credere nella città metropolitana, in cui io credo fortemente, altro elemento di trasversalità, che però tendenzialmente finisce qui. Perché su quello che è stato detto sulla manovra, signori miei, consentitemi di dire la mia. E io vorrei dirvi,
cerchiamo di identificare un contesto, uno scenario. Gianluca Galletti, giustamente per la sua parte, sostenendo la sua posizione politica, che è quella che il presidente Casini insieme a lui porta avanti già da diverse settimane, anzi io ricordo già dal dicembre del 2009, in cui già aveva cominciato ad evocare un governo di unità nazionale, di salute pubblica, di salvezza, un CLN, un governo che, facendo fare a tutti tra virgolette un passo indietro, ma in quel tutti c'è sempre solo Silvio Berlusconi, si metteva in condizione di sostituire una politica di governo che già da allora veniva considerata inefficiente. Ci possono essere degli elementi, come posso dire, di riflessione su quello che i colleghi dicono. Certo non si è talmente bravi, talmente perfetti da fare sempre le cose più giuste, per carità, è per questo che tante volte in questo mese noi abbiamo evocato i suggerimenti delle nostre opposizioni. C'è da dire, e Gianluca questo te lo dico con molta franchezza perché sennò raccontiamo un'altra storia, che non è vero che i conti, sembra quasi da quello che tu dici che i nostri conti pubblici fossero taroccati. Noi i conti pubblici li abbiamo tenuti in ordine, e come? E questo non ce lo riconosce solamente il ministro Tremonti, ministro della Repubblica Italiana di un governo che rappresenta la maggioranza, ce lo riconosce l'Europa, ce lo riconosce la Banca Centrale Europea, ce lo riconosce la Banca Europea degli Investimenti, ce lo riconosce l'OCSE, poi naturalmente su questo se vuoi faremo una piccola con l'estensione. Quindi la nostra credibilità nel rigore, nella tenuta dei conti pubblici, non ce la siamo inventati noi, ma ce l'hanno riconosciuta. Questo ha certamente comportato dei sacrifici, non lo neghiamo, e sono dei sacrifici che sono stati amplificati dal momento drammatico che noi abbiamo vissuto quest'estate. Ancora, amici, noi non pretendiamo di essere delle sibille cumane, non pretendiamo di essere Zarathustra, purtroppo una porzione di mondo piuttosto ampia, compresa l'Europa e compresi gli Stati Uniti, non se l'aspettavano una crisi di questa portata. Voi avreste mai potuto immaginare che un paese leader del mondo, come moneta, con economia, come finanza, come politica, come certe politiche sociali, quali sono gli Stati Uniti, avrebbe rischiato il default, che vuol dire non poter più pagare lo stipendio ai propri dipendenti e non poter più onorare i crediti nei confronti dei propri creditori? Questo è un dato che fino a qualche mese fa nessuno avrebbe considerato possibile. Io ricordo solamente, oggi leggevo Repubblica, Eugenio Scalfari che dice una crisi del genere non è paragonabile neppure a quella del 29. Ora Eugenio Scalfari non può essere tacciato di simpatie nei confronti di questo governo, eppure Scalfari riconosce che non esistevano dei margini di prevedibilità economico-finanziaria così forti da autorizzare certi, diciamo, comportamenti politici. Io ricordo che noi abbiamo fatto 3 provvedimenti quest'estate, un decreto sviluppo e 2 manovre. L'ultima manovra ha lo stesso, come posso dire, sentore di quello che accadde nel 92, quando nell'emergenza l'allora presidente Amato in una notte, ce lo ricordiamo tutti, ci prelevò una certa porzione di denaro, se non ricordo male l'1% dai conti correnti, per fare fronte ad un momento critico, certamente non tanto critico quanto è critico questo momento. Ricordo anche l'eurotassa che c'è stata prelevata giustamente, io ritengo giustamente, dal presidente Ciampi. Perché io credo nell'Europa, e se ci credessi adesso sarei abbastanza imbarazzante nel mio ruolo, però credo nella moneta unica, credo nel mercato unico, credo nel mercato interno, perché da soli contiamo pochissimo, con la nostra visione autarchica non possiamo interfacciarci con il mondo, solo se riusciamo a essere veri Stati Uniti d'Europa noi contiamo qualcosa rispetto al sud-est asiatico, rispetto al resto del mondo. E tutto questo è stato reso possibile da provvedimenti dolorosi, dove sempre qualcuno ha sofferto. Sempre qualcuno ha sofferto, nella fattispecie noi. Questa manovra, diciamoci un'altra cosa, voi tutti ci avete rimproverato il fatto di avere fatto una manovra, voi dite, pasticciata, una manovra veloce, una manovra di una rapidità che poi non ha tenuto la distanza, perché ci abbiamo rimesso le mani tante volte. Fatemi fare 2 considerazioni, poi mi taccio. La prima, manovra pasticciata. L'Europa era in default, non stava barcollando solamente Piazza Affari o Milano, stavano barcollando tutte le piazze europee, stava tracollando il mondo, si è parlato di tsunami finanziario. La Banca Centrale Europea, che non ci ha commissariato, ma che fa parte di quell'Europa di cui noi siamo stati membri e che tante volte ci accusano di non ascoltare abbastanza, rispetto alla quale tante volte ci accusano di essere indifferenti, ci ha detto: signori,
Questo istituto finanziario che si chiama Banca Centrale Europea, come dicevo prima a qualche amico, non è una conventicola di compagni di scuola che viene qui a batterci una mano sulla spalla e a dire adesso vi diamo una mano e vi compriamo un po' di titoli di Stato, perché i soldi con cui ci comprano i titoli di Stato non sono i nostri soldi, sono i soldi di tutti i cittadini, di tutti gli Stati membri dell'Unione Europea. Ci ha detto: signori, bene, noi vi compriamo titoli di Stato, però voi ci dovete dare determinati affidamenti e lo dovete fare in fretta perché il mondo sta barcollando. E noi lo abbiamo fatto, creando un gettito, creando delle poste in bilancio e creando le condizioni per, in quel tempo che si poteva dedicare al cambio di una manovra che per noi stessi è stato doloroso. Ci avete rimproverato anche che Berlusconi abbia detto: ho il cuore grondante di sangue. Che doveva dire? Ho tenuto in fresco lo champagne, adesso lo stappo? Adesso facciamo un party con i pasticcini? È ovvio che eravamo tutti convinti che la manovra sarebbe stata dolorosa. Quindi dicevo, noi abbiamo fatto quello che secondo me un governo democratico deve fare, ossia abbiamo aperto un decreto legge alla verifica del Parlamento. Se non l'avessimo fatto, secondo punto, cosa ci avreste detto? Siete un branco di dispotici, come al solito voi ci preparate la minestra e ce la servite in quanto tale senza consentirci di intervenire come opposizioni, avete leso le prerogative parlamentari, non state rispettando la sovranità del Parlamento. Noi l'abbiamo fatto e non solo. Abbiamo cercato all'interno di quel provvedimento, nella famosa invarianza dei saldi, cioè alla fine la somma doveva essere sempre quella e gli obiettivi dovevano essere sempre quelli, stabilizzazione finanziaria, abbattimento dei costi della politica e dell'amministrazione inutili e improduttivi e sviluppo. Io ti ricordo, collega Galletti, che le liberalizzazioni, il famoso articolo 23 bis, che purtroppo a mio avviso incospicuamente, anche qui io rispetto le opinioni di tutti, il referendum ha abbattuto, era proprio quel percorso di liberalizzazioni che tu prima auspicavi, purtroppo è caduto. Noi lo abbiamo reinserito escludendo il sistema idrico integrato ed è proprio quel volano di crescita che noi tutti ci aspettiamo per fare i provvedimenti che ogni giorno anche voi ci chiedete. Io so che voi avete fatto una contromanovra e che io francamente reputo inefficace, anche qui ovviamente la mia posizione non è neutrale, secondo me la tracciabilità a 300 euro, cioè che ogni volta che noi spendiamo 300 euro partano le segnalazioni, ci sia uno spread out di segnalazioni, mi sembra un po' eccessiva, anche se io non smarcherei con tanta nonchalance il problema dell'evasione fiscale dicendo: ah sì, hanno fatto provvedimenti sull'evasione fiscale. Signori, se le tasse in Germania si pagano così, cioè aumentando l'IVA e abbassando le tasse, è perché lì non c'è il 26% di PIL di sommerso non captabile, che è esattamente quello che purtroppo noi ci portiamo addosso come paese in termini di evasione ed elusione fiscale. Finché l'evasione e l'elusione fiscale sarà a questi livelli, signori miei, sarà molto difficile fare dei conti realistici, perché quello che non pagano gli altri lo paghiamo noi per loro. Quindi come posso dire, adesso non voglio nemmeno monopolizzare il dibattito, però sono tanti i punti che sono stati portati dai colleghi all'attenzione, anche, come posso dire, molto discutibili in accezione positiva. Però attenzione, perché il presidente Napolitano, dalla celebrazione di Giolitti che è avvenuta in Parlamento qualche mese fa, fino al meeting di Rimini, ci ha detto una cosa, a mio avviso, giustissima, di cui parlavo anche con la vice sindaco prima. Attenzione, perché i momenti di crisi non sono i momenti giusti per fare polemica politica. Siamo tutti capaci di ruggire, siamo tutti capaci di fare la voce grossa, siamo tutti capaci di divertire il pubblico facendo talk show, siamo tutti capaci di fare anticastismo d'accatto, ma non è questo il momento giusto per farlo, perché fa male a tutti, fa male a tutti. Non è questo il modo di risolvere i problemi. Io sono convinta che quello che è stato fatto in questo mese sulla manovra sia ragionevole, si sono cercati gli strumenti giusti perché questa manovra avesse l'impatto minore possibile in termini negativi e l'impatto migliore possibile in termini di sviluppo e crescita. Non credo che non ci siano provvedimenti strutturali, credo che il 2014 per lo scaglione di pensionamento a 65 anni delle donne sia una riforma strutturale, anche se il gettito arriverà ovviamente nel 2015, ma è un passo importante. Credo che le liberalizzazioni siano un passo importante. Io vorrei ricordare agli amici che il referendum, nella sua, come posso dire, falcidie generalizzata, perché quello è il problema del referendum, che non discrimina, è come un crismalese, taglia tutto quello che c'è davanti,
ha anche eliminato un tema che secondo me è importantissimo per gli enti locali, che è quello del conflitto di interessi che noi abbiamo ricreato. Cioè un assessore del comune di Bologna potrebbe un domani fare il presidente di ERA, tanto per citare un caso specifico, ora, e non è corretto che sia così. E noi abbiamo ricreato questa organizzazione dei ruoli, questa compatibilità di interessi all'interno della manovra. Abbiamo fatto dei provvedimenti in un contenitore che non può contenere l'universo mondo, deve inevitabilmente avere un limite, deve essere la fine del rigore, marcare la fine del rigore e l'inizio della crescita e dello sviluppo, che sarà ovviamente affidato ad altri provvedimenti. Ci si può credere di più o di meno, però consentitemi, a proposito, è stato evocato il governo tecnico, quindi una risposta anche su questo ve la devo. Noi abbiamo visto la qualunque mentre stavamo approvando la manovra, abbiamo visto marciare in piazza la CGIL e abbiamo visto il segretario Bersani a braccetto della segretario Camusso, quindi immaginiamo che quella piazza che è stata chiamata per il 5 di novembre ieri dal segretario Bersani vedrà la restituzione della cortesia in una nuova asse PD-CGIL. Abbiamo visto nella stessa settimana, dopo appunto aver visto questa piazza di protesta, vorrei sottolinearlo, a manovra aperta, quindi ancora modificabile, e a tavolo dello sviluppo e della crescita aperto, dove noi abbiamo messo insieme tutte le parti sociali e le categorie economiche, tutto aperto, lo sciopero. Quindi uno sciopero che io personalmente definisco più sciopero politico che sciopero sindacale, però ripeto, è una mia opinione. Abbiamo visto, certamente, allora, lo sono io la prima a dirlo, abbiamo visto sempre nella stessa settimana una sfilata di tecnocrati che a Cernobbio ci hanno detto, banchieri, rappresentanti di Piazza Affari, alta aristocrazia economico-finanziaria italiana, ci hanno detto che forse sarebbe stato opportuno un governo tecnico. Abbiamo visto Montezemolo e Profumo che insieme evocavano un partito della borghesia. Abbiamo visto recentemente il PD che chiamava nuovamente la piazza e il presidente Casini che chiedeva il solito governo di unità nazionale, che io ricordo dal dicembre del 2009, però con una condizione che qui non è stata evocata dai miei colleghi, che il PD si smarchi dall'IDV e dalle estreme, dall'estrema sinistra, Bersani, CGIL, Camusso, Bersani. C'è un po' di, come posso dire, di tentennamento. Allora io non so, ripeto, non so se questo può rappresentare, a fronte di un governo che voi ritenete indebolito, infragilito e non più credibile, un'alternativa credibile. Però non è di questo che dobbiamo discutere, era solo perché vi dovevo una risposta. Io sono sempre più incline, come posso dire, a essere propositiva. Noi abbiamo la possibilità da adesso in poi di continuare, perché non credo, non condivido l'idea che non si siano fatte riforme strutturali, sono state fatte riforme strutturali che voi potete non condividere. Ma questo sta, come posso dire, nella logica della dialettica maggioranza opposizione. Può non piacervi la riforma dell'università, possono non piacervi le liberalizzazioni, possono non piacervi i nostri provvedimenti in materia di reti d'impresa, possono non piacervi i nostri provvedimenti in tema di valorizzazione della piccola e media impresa, possono non piacervi le nostre semplificazioni, possono non piacervi i nostri tagli di 375.000 leggi che sono stati fatti da 3 anni a questa parte. Tutto questo può non piacervi, ma non potete cancellarlo dall'orbe terraqueo. È stato fatto, ripeto, magari voi l'avreste fatto diversamente, però noi l'abbiamo fatto e cito solamente alcuni di questi episodi. Poi ripeto, è tutto da una prospettiva, che è la prospettiva della maggioranza di governo che io qui rappresento, però sono pronta a confrontarmi sui singoli provvedimenti e anche sulla manovra. Ribadisco, attenzione, non pensiamo che la manovra sia la panacea di tutti i mali e che sia il contenitore nel quale debbono insistere tutti i provvedimenti per la crescita e lo sviluppo. È un inizio. Altre due cose vi cito, di cui sicuramente parleremo, poi giuro mi taccio perché sennò divento antipatica, anzi forse lo sono già. Articolo 81 della Costituzione, in cui noi abbiamo costituzionalizzato come obbligo costituzionale il pareggio di bilancio, abolizione delle province. Queste sono riforme strutturali, su cui peraltro sollecitiamo, visto che siamo tutti d'accordo, anche la collaborazione dell'opposizione. In quell'ottica che ricordava il presidente Napolitano, di coesione nazionale e sociale e di responsabilità, che i momenti di crisi non chiamano, rendono opportuni, ma rendono assolutamente necessari. Grazie. Grazie.
Grazie Bernini. Donata Lenzi, allora, un dato di fatto comunque è che una crisi così, cioè non ce la ricordavamo, e che di sicuro il governo Berlusconi è stato costretto ad affrontare una situazione veramente difficile, a fare una manovra veramente necessaria e dolorosa, come dice anche il ministro Bernini. Ti chiedo, un altro governo, un governo tecnico, farebbe meglio secondo te? La manovra, veramente siamo a due, cioè noi a luglio non ci ricordiamo più, perché ormai andiamo così in fretta che ci dimentichiamo le cose. Noi a luglio ci siamo trovati in una situazione in cui c'era lo tsunami finanziario che Anna Maria ha descritto prima, il presidente Napolitano ha chiesto a tutti un'assunzione di responsabilità. Per la prima volta in 60 anni abbiamo fatto una finanziaria da oltre 40 miliardi di euro in una settimana, a luglio. Il 13 d'agosto eravamo punto a capo. Permetterete che questa volta vogliamo guardarci un pochino più dentro, onde evitare, per il bene di tutti, di trovarsi di nuovo tra 10-15 giorni che arriva una, tac, bisogna farne un'altra. Allora anche il tema di un altro governo sta in questa logica qui, insomma non è che possiamo andare avanti da manovre finanziarie così grosse una volta ogni 30-60 giorni, bisogna cominciare a ragionare di come è possibile ricostruire un clima di unità del paese, e se la sfiducia che il resto dell'Europa ha nei confronti dell'Italia come paese, che trova ragioni oggettive nel peso del debito pubblico, che è stato giustamente ricordato dal Ministro, per cui noi produciamo e abbiamo ricchezza per 100 e abbiamo debiti per 120, e quindi quando andiamo a chiedere dei prestiti gli altri ci guardano con una certa preoccupazione, però permettetemi di ricordarmi che 3 anni fa eravamo a 103 su 100, però andiamo a chiedere prestiti, ti guardano e c'è una certa sfiducia. Poi sappiamo che i paesi del nord ci guardano come il sud dell'Europa, no? Bisognerebbe spiegarlo alla Lega, che per se va in Germania il sud siamo noi e già Milano è il sud. Bene, in questo contesto la sfiducia verso l'Italia è anche una sfiducia verso il governo e verso chi ha la responsabilità maggiore del governo. Quello che ha detto Bersani ieri è: guardate quanto ci costa avere ancora Berlusconi. Si può, l'Europa ha sfiducia verso l'Italia, gli italiani, la nostra rete di imprese, o anche verso il modo con cui è stata condotta la crisi chi ha adesso la responsabilità di governare? Questa è una grandissima questione e io penso che sia giusto e responsabile da parte dell'opposizione porla. Allora il tema di avere un governo tecnico è un tema di chi sa che in un momento di difficoltà, come già successo altre volte, tutte le forze in campo possono, senza, diciamo così, il vincolo della identità politica, della difesa del leader a tutti i costi, poter assumere e debbono assumere una responsabilità. Io personalmente, che sono tendenzialmente più dura e meno portata alla mediazione, perché credo nel sistema maggioritario, penso che ci siano due forze in campo che si confrontano con proposte politiche divergenti, lo dico con un certo sforzo e onestamente preferirei le elezioni, però capisco anche che in un momento come questo l'urgenza di intervenire è quella che ci dovrebbe spingere a assumere tutti una assunzione piena di responsabilità. Il 6 di questo mese, martedì, la CGIL ha fatto uno sciopero generale a manovra aperta. Dice: modificabile? Beh, io sono alla Camera dei Deputati, come Gianluca, noi di modificabile non abbiamo visto niente. Ne abbiamo fatto la Commissione Bilancio fino a mezzogiorno di ieri, ero lì presente, e non c'è stato termine e modo di affrontare nulla. Anche se ci hanno detto a tutte le forze in campo: avete delle buone idee, le teniamo da parte, potrebbero essere utili in futuro, insomma, che uno anche poi alla fine si preoccupa, dice beh, insomma vediamo, perché
vuol dire proprio che hanno già in mente di intervenire ancora. Ma quello sciopero, e anche la parte della nostra opposizione, sta nel fatto che dentro la manovra numero 2, chiamiamola manovra bis, così ci capiamo, nella manovra bis è contenuto un articolo che è divisivo, che vuole dividere il paese nel momento nel quale si chiede a tutti noi di essere uniti. Quell'articolo dice le leggi sul lavoro, per chi ha studiato o ha fatto attività sindacale, sono un volume alto così, il codice del diritto del lavoro, le leggi tutte, salvo la maternità per fortuna, possono essere accantonate da degli accordi sindacali di livello aziendale. Questo dice quell'articolo 8. E noi riteniamo che nel momento nel quale le forze sociali, il 28 di giugno, tutte consapevoli delle difficoltà, quindi prima che arrivasse il voto del Parlamento di luglio sulla manovra numero 1, sentendo le difficoltà che ci sono, si erano riunite e avevano costruito un loro accordo che atteneva alle modalità di regolazione delle relazioni industriali tra la parte datoriale e le forze sindacali, e diceva alcune cose importanti sul tema della rappresentanza, sul tema del peso del contratto nazionale rispetto al contratto aziendale. Questo governo prende quell'accordo, lo cita ma in realtà lo smonta, lo butta nel rusco, si dice a Bologna, e propone un'altra cosa che nega il diritto minimo del lavoro che esiste in tutti i paesi civili e non tocca solo lo sciopero, tocca tutto, anche la sicurezza sul lavoro, tutto può essere superato. Per dire l'unità che si è creata anche all'interno del Partito Democratico, alle riunioni a cui ho partecipato, da Ichino fino a Passoni, Nerozzi, c'era la totale condivisione della lettura di questo testo. Noi diciamo: perché volete dividere ora? Perché l'odio, non mi viene altra parola, poi forse esagero, diciamo così, le fratture giovanili che ha patito il ministro Sacconi nei confronti della CGIL, di cui ha fatto parte, quando si divorzia sempre male, devono essere pagate da tutto il paese in un momento nel quale ci vorrebbe unità. Levatelo, lo levate, no, non cambia nulla, non porta sviluppo, non porta soldi, non c'è quantificazione. Levatelo e del resto si può ragionare meglio. L'ultimo punto che tocco, perché i miei tre colleghi appartengono alla bicamerale del federalismo e io credo che vada riconosciuto che è stata una sede di grande produzione di dimostrazioni di competenza e di preparazione di chi c'era, che ha partorito una vera riforma importante dei rapporti. Sì. No, sul serio, è vero Anna Maria, bisogna riconoscere le cose, essere nel sistema maggioritario non vuol dire delegittimare e non riconoscere gli sforzi, le cose che vengono fatte dagli altri. E lì c'è stato un lavoro importante, no? È uscita una serie di provvedimenti, noi possiamo essere stati d'accordo su alcune cose, su altri meno, ma direi che si è vista anche una capacità di elaborazione comune importante. Allora in quella sede lì si è arrivati a una definizione di un nuovo sistema di riparto di pesi e di tassazione di possibilità di acquisire risorse per le regioni, comuni e le province. Poi arrivano le due manovre, la numero 1 e la numero 2. La botta sulle regioni è tale che Formigoni dice il federalismo è finito. E perché dice? Noi valiamo il 25% della spesa pubblica e ci tagliate per il 50% dei tagli pesa su di noi. Io penso che i comuni avrebbero potuto dire anche di più rispetto ai sacrifici che sono stati loro chiesti. E c'è una delega, la ricordava Galletti prima, per la riforma fiscale assistenziale, su cui interverremo ancora e ci saranno occasioni, spero, nei prossimi giorni di parlarne ancora, dalla quale si attende un risparmio strutturale di 20 miliardi. Ma se c'è una delega di riforma fiscale, il lavoro del federalismo, di quella commissione lì, che è federalismo fiscale, non vale più. No, no, no.
perché se il quadro delle aliquote cambia, come è previsto nella delega, beh, bisognerà riragionare quali risorse vanno alle regioni, ai comuni. Vuol dire ricominciare da capo, ma ricominciare da capo con un cappio al collo, che è quello che questa manovra chiede soprattutto agli enti locali. Ecco, Galletti, Donata Lenzi ha parlato di cappio al collo per gli enti locali. Parliamo del comune di Bologna, che comunque è un problema di risorse, ci sono meno risorse, e parlamentari bolognesi quindi sono chiamati anche a un impegno, diciamo, in più per aiutare la città di Bologna, che ha bisogno anche di infrastrutture, sono al palo da parecchio tempo. Ecco, le chiedo che cosa si può fare per aiutare Bologna e anche eventualmente che suggerimenti dà lei al comune. Una premessa prima, anche su quanto diceva adesso la Donata e prima Anna Maria. Abbiamo un partner in Europa che si chiama Spagna, che fino a qualche tempo fa dicevamo sta molto peggio di noi. Questo era quello che abbiamo creduto fino a un paio di mesi fa, no? In quel paese è successa una cosa, che il Presidente del Consiglio, Zapatero, si è presentato al Paese e ha detto non mi candido più, e ha fatto un discorso di unità nazionale chiedendo alle opposizioni di collaborare in un momento difficile per il Paese. Quel Paese oggi ha i titoli di Stato che stanno meglio dei nostri. Attenzione, stiamo parlando di un Paese che non è paragonabile all'Italia, eh? Noi abbiamo un'azienda manifatturiera, un settore manifatturiero che è 100 volte quello della Spagna, cioè non sono due paesi comparabili l'uno con l'altro. Noi siamo un paese con un'economia fondamentale vera, quella che produce buona, loro sono un paese che storicamente sono stati peggio di noi. Perché è successo questo? Perché loro oggi stanno meglio, fra virgolette, di noi e riescono a piazzare meglio i loro titoli di Stato? Perché hanno dato un segnale chiaro al mercato, hanno detto guardate c'è un paese che vuole reagire, c'è una classe che tutta insieme vuole reagire, vuole fare le cose vere per il paese, e hanno fatto alcune riforme strutturali. Beh, per una volta non possiamo imparare. Io, guardate, non sono fra coloro che pensa che il problema sia solo Berlusconi, eh? Cioè il giorno che Berlusconi si dimetterà, noi il giorno dopo prenderemo atto che Berlusconi era solo una piccola parte del problema, perché il problema magari fosse solo Berlusconi, il problema è molto più grave, il problema dell'Italia. Però non c'è dubbio che in questo momento un governo che va avanti con questa autosufficienza e soprattutto con questi stop and go, no? Dicendo una cosa diversa ogni giorno, non è più credibile. Le manovre, Anna Maria, non si possono più fare ad arcore fra Bossi e Silvio Berlusconi, non si può più fare questa roba qui, non è più il tempo, andava bene un anno fa, oggi non va più bene, perché ci abbiamo il baratro davanti. Allora io lo dico con estrema tranquillità, se c'è un'altra strada c'è, è che questo governo domani venga in Parlamento con le idee chiarissime su quello da fare, parta, va avanti e fa tutto quello che deve fare, magari, dico io. Noi siamo, se ci porta in Parlamento, ripeto, la riforma delle pensioni, le liberalizzazioni, noi le votiamo domani. Noi UDC, io terzo polo, non è che posso parlare a nome di altri, no? Parlerò, anzi è già molto, fai così, parlo solo a nome mio, del mio voto, dei miei colleghi. No, fino a parlare per l'UDC ci riesco ancora. Quindi noi siamo pronti a farla quella roba lì. Il problema è di un governo che non ha più la credibilità. Poi ripeto, guardate che non è che chiedendo a questo governo di andare a casa l'opposizione oggi faccia chissà quale vantaggio, no? Quale lucro. Siamo a un anno dalle elezioni, no? Quindi ormai manca poco più di un anno. Le cose da fare che abbiamo davanti sono cose pesantissime. Uno potrebbe anche dire, se non avesse senso di responsabilità, governate voi, poi ci rivediamo alle elezioni. Il problema è che noi fra un anno e mezzo non ci arriviamo. Il problema è che noi fra qualche mese, qualche settimana,
dobbiamo fare un'altra manovra da 20 miliardi, è automatica, no? Quando voi andrete, quando il governo dirà, allora avevo previsto il PIL X e invece è X meno Y, il PIL reale, viene fuori una cifra che è intorno ai 20 miliardi e per il pareggio di bilancio dovrà dire devo trovare altri 20 miliardi per stare in piedi, perché non crescere, crescere poco vuol dire questo, che periodicamente tu hai bisogno di trovare sempre più soldi per far fronte alle spese che hai già, ed è quello che ci sta capitando. Allora, non avendo fatto niente per la crescita, essendo cresciuti meno di quello che avevamo previsto all'inizio dell'anno, abbiamo già bisogno di altre risorse e così sarà sempre. Vengo a Bologna. Allora, io lo dicevo prima, ma lo ripeto oggi, trovo la condizione di tutti gli enti locali una condizione drammatica. Non basta più andare intorno al bilancio, eh. È finito il tempo nel quale, quando c'era prima Walter, poi io, avevamo il taglio, chiamavamo i vari dirigenti e dicevamo guarda, allora dobbiamo tagliare un 500.000 euro qui, tu devi riuscire a incassare 100.000 euro in più dalla Tarsu. Ecco, quel tempo lì è finito. Con questi tagli qui, quel discorso lì non si può più fare, perché dal bilancio tu non puoi impattare quello che è la diminuzione di introiti che ti vengono. Allora hai due strade: uno, agire sulla leva delle entrate, e qui bisognerà farlo, non è che ci sono altre possibilità. Il frutto avvelenato del federalismo fiscale è che tu oggi puoi tranquillamente aumentare tutte le imposte che vuoi, anzi ne hai di nuove, no? La tassa di soggiorno è una tassa vergognosa, perché niente ha a che fare col federalismo ed è stata introdotta dal federalismo fiscale, nel senso che a Merola di aumentare la tassa di soggiorno non gliene importa assolutamente nulla, perché la pagano i cittadini che vengono da fuori, quindi non è una tassa federalista. Ci saranno un po' di albergatori che si lamenteranno, ma chiaramente rispetto al numero della popolazione di Bologna è un numero limitato. Allora, si aumenteranno, ma si aumenteranno le tasse ingiuste, come ad esempio l'imposta di soggiorno. Si aumenterà l'addizionale IRPEF, abbiamo ancora un punto di IRPEF e bisognerà per forza aumentare un punto di IRPEF, e anche questa, lo voglio dire, è un'imposta iniqua, perché trasforma un'imposta progressiva in un'imposta proporzionale, quindi colpisce di più i redditi bassi che i redditi alti, ed è un'ulteriore iniquità. Ma tutto questo non basterà ancora, non basterà ancora, cioè il bilancio avrà bisogno di altri tagli. Io dico, uno, dobbiamo fare in modo di far pagare di più chi ha di più, in questo momento deve pagare di più chi ha di più, a eliminare, lo so che dall'opposizione non lo dovrei dire, ma eliminare il contributo sulla scuola materna è stato un errore. Bisognava lasciarlo e bisognava far pagare la scuola materna a chi se lo poteva permettere, perché non avendo fatto quello, oggi dovremmo andare a tagliare i servizi che invece andranno a favore, che invece andrebbero a favore di chi ne ha più bisogno. Io ho avuto 4 figli, non è giusto che non abbia mai pagato la scuola materna, perché col mio reddito io potevo tranquillamente pagare la scuola materna a Bologna. Toglierla è stato un errore. Dico questo a titolo esemplificativo per dire che da adesso in poi ci dobbiamo mettere in testa, i sociologi dicono dobbiamo rivedere la stagione dei diritti, no? In parole povere significa che i diritti che abbiamo avuto finora, che sono i servizi, non ce li possiamo più permettere, e un reddito medio alto, se vuole quei servizi, li deve pagare, perché con questi conti non è più possibile fare diversamente. Se non avremo la forza di fare questo, se non avremo la forza di fare questo, vuol dire che noi non daremo più i servizi alle fasce più deboli, e sto parlando di asili nido, sto parlando di assistenza domiciliare agli anziani, quindi di cose primarie per la città di Bologna. Allora è chiaro, e lo dico, che lo stesso discorso che vale a livello nazionale vale anche a livello locale, cioè se c'è una maggioranza, e qui c'è una maggioranza che è appena uscita dalle elezioni forte, non pensi di essere autosufficiente. Perché gestire una situazione di questo genere in solitudine non sarà facile neanche per una maggioranza forte come quella che è uscita dalle elezioni a Bologna. Io
l'UDC la disponibilità a collaborare, stando all'opposizione, che sia chiaro, non sto dicendo niente di diverso di quello, da quello, stando all'opposizione, l'UDC stando all'opposizione è pronta a collaborare per portare avanti questa innovazione nella gestione dei servizi che a questo punto bisogna fare per forza, e credo che anche le altre forze politiche dovrebbero essere disponibili a fare una cosa di questo genere in un momento veramente difficile per una città come la nostra, che in termini di servizi è sempre stata un'eccellenza. Donata Lenzi, lei accetta questa ciambella di salvataggio che lancia Galletti per quanto riguarda l'amministrazione locale? Lavoriamo insieme, collaboriamo insieme? Sì, anche se ovviamente lo faccio riportando quello che ha detto il sindaco, che è quello chiamato in campo, che ha dato la sua disponibilità e sta facendo una serie di incontri su questo tema. Ricordiamoci che si intrecciano due cose che toccano la rete dei servizi. Uno sono i tagli agli enti locali, l'abbiamo detto finora, l'altro è quella delega fiscale assistenziale che ricordavo prima, nella quale per esempio sono elencati tutti gli interventi che riguardano la fascia degli anziani e degli invalidi. Allora prendiamo una famiglia dove c'è un anziano non autosufficiente. Da un lato gli viene messa in discussione se ha diritto o meno a ricevere l'indennità d'accompagnamento, perché questo è l'obiettivo che si è dato la delega: ridurre, per risparmiare fino a 20 miliardi, la spesa sociale. Dall'altra parte il comune si trova in difficoltà a garantire la rete di servizi che ha attualmente. Quindi dovremmo anche, diciamo così, mettere in ordine le priorità e dire quali sono le categorie, le persone, i bisogni che noi mettiamo al primo posto. Per me i bambini e gli anziani, un po' come quando devi fare le scialuppe per scendere da una barca che sta affondando, sono quelli che vanno tutelati per primi. E questa è una categoria un po' diversa dal ragionamento che è stato fatto a livello nazionale, ecco perché se c'è una cosa che lascia perplesso fra le due manovre, quella che abbiamo sempre rilevato, è che alla fine pagano i soliti, la categoria del lavoro dipendente e dei pensionati, che sono quelli che pagano le tasse e non c'è modo di riuscire a colpire la fascia dell'evasione, e quelli che quindi in qualche modo non sfuggono ai pagamenti della manovra. Io però vorrei accennare, fare una proposta, cogliendo un po' l'occasione di stasera, sulla questione della città metropolitana, perché in realtà rischiamo di aver davanti un altro anno fra una cosa e l'altra, sono leggi costituzionali, poi deve, se ho capito bene quello, ma Anna Maria lo spiegherà meglio, viene data una grossa responsabilità alle regioni di intervenire. Bene, c'è un 5 comuni del nostro territorio, quelli della Bassa Moggia, Bazzano, Monteveglio, Savigno, Crespellano, Castello di Saravalle, che hanno iniziato da un anno e chiudono entro un anno, perché si sono dati un termine finale, un lavoro per arrivare alla fusione, cioè fare un comune solo, senza tutte quelle cose che anche in questi giorni nella creatività costituzionale che sul Corriere della Sera oggi veniva presa in giro, per cui diceva siete tutti costituzionalisti per caso, è stata, si è un po' vista, no? Il discorso è stato serio, facciamo uno studio di fattibilità, vediamo quali servizi si unificano, cosa si risparmia, eccetera. Io penso che sia un esempio pragmatico che non sta a aspettare che arrivi una legge o quest'altra. In realtà era quello che avevamo iniziato nel 94, no? Quando c'era Vitali sindaco, quando c'era Prodi alla provincia, era stato un discorso simile. Facciamo un lavoro fatto così, mettiamoci avanti, prendiamo il punto di vista dell'impresa e del cittadino e diciamo, ma se c'è un unico organismo città metropolitana, quali competenze dei comuni e della provincia possono essere superate, unificate, in modo che l'impresa che vuole un'autorizzazione ambientale vada in uno sportello solo e abbia un responsabile solo e un unico ente di riferimento, il cittadino che ha bisogno di un servizio sa che ha lo stesso livello di risposta se sta a Porretta Terme o se sta a Bologna, perché queste sono le cose che interessano. Ecco, noi un pochino tendiamo tutti come politici a preoccuparci di rispondere alla domanda
chi comanda, eh? Invece io propongo di ribaltare il ragionamento: a che serve la città metropolitana, quali sinergie, quali risparmi, proprio in quella situazione di difficoltà che veniva ricordata prima. Ecco, Anna Maria Bellini, abbiamo parlato di città metropolitana, una cosa di cui in realtà si parla da tanti anni e che finora non si è mai realizzata. Ecco, questa sarà la volta buona. E poi ti dico, tu hai promesso il tuo impegno per Bologna, per la città di Bologna, per il suo ruolo, anche per finanziamenti, anche per le infrastrutture. Ecco, che cosa farai? E poi questa città metropolitana si realizzerà o dovremo aspettare ancora tanti anni? Ma io direi meglio cosa faremo. Ci abbiamo già provato, ci siamo messi secondo me tutti nella giusta direzione, perché in questo non abbiamo avuto delle posizioni di contrasto. Io ricordo che la città metropolitana sulla carta si è già realizzata da tempo, nel senso che ci sono stati dei provvedimenti che hanno legittimato la regione, ne parlavo prima con Walter, ad andare avanti per suo conto. Quindi ora non è tanto un problema legislativo, non è questo governo che deve velocizzare l'attuabilità, la praticabilità della città metropolitana, sono gli accordi territoriali che devono far sì che attraverso la regione, soprattutto attraverso, diciamo, il cosiddetto hinterland, cioè la conurbazione, la cintura di circondario, ci si possa mettere d'accordo per fare la città metropolitana, le cui caratteristiche secondo me sono essenziali non solamente per far star bene i cittadini, che è la cosa fondamentale, perché il tema dominante della città metropolitana è quella di creare una continuità urbana, e questo è un tema molto caro a Walter che per certi versi gli riserverei e rispetto al quale sono molto d'accordo con Donata, con una piccola notazione. Ecco, capisco che tante volte scatti un po', come posso dire, la tentazione del dire piove governo ladro, ma in questo caso non piove sul governo, nel senso che è la regione e sono le singole municipalità locali che devono accordarsi per fare la città metropolitana, tanto che il nostro sindaco Merola ha fatto una proposta che alcuni hanno considerato praticabile, altri hanno considerato non sufficientemente remunerativa in termini di risparmio, la presidente della provincia, altri hanno considerato possibile oggetto di mediazione, di creare, proprio per evitare la sindrome del chi comanda, cioè tutti i comuni della cintura caratterizzati da una continuità urbana e da una continuità nell'erogazione dei servizi pubblici, quindi vedete quanto è importante questo per i cittadini, proprio quei servizi di cui prima si diceva, servizi pubblici di trasporto che rendono vivibile la vita di una persona che non abita in centro città ma tutti i giorni deve andare e venire dalla città per lavorare, portare i figli, svolgere le sue normali attività. Ecco, questo è importante. Il senso della città metropolitana non è quella di creare un altro ente territoriale, di creare altri organigrammi intermedi, altri, ecco, per carità, è quella di dare servizi. In questo senso io trovo apprezzabile la proposta del sindaco Merola, che per overpassare il problema della, diciamo, difficoltà magari per i comuni della cintura a decidere che il capo è il sindaco del comune principale, proponeva addirittura di fare della comunità, città metropolitana, una comunità di secondo livello, quindi non con organi elettivi. Però io ricordo, al di là della praticabilità dell'iniziativa, che esiste perché questo viene lasciato, come posso dire, nelle braccia degli enti locali territoriali, il governo non dice nulla sul punto, ha già detto la sua, non ha niente da dire, guarda come si regolano gli enti locali territoriali. Può essere utile valutare come la città metropolitana si interfaccerà con le nuove associazioni di enti locali regionali, che sono, diciamo, il nuovo contenitore che dovrà gestire quell'area vasta che viene lasciata vuota dalla abolizione delle province. Io non vorrei sottrarmi, ci sono stati degli argomenti sia da Gianluca sia da Donata che mi sono piaciuti moltissimo. Io non credo che questa manovra impatti sui più deboli e non lo credo per tutta una serie di motivi, però non voglio appesantire la discussione e mi permetterei, io rimango a disposizione se ci sono interventi anche dopo per dirvi perché non ritengo che questa manovra impatti sui più deboli e non mi sottraggo al dibattito, però credo che ci sia un tema altrettanto importante che è quello dell'abolizione delle province, strettamente collegato al tema della città metropolitana. Dimmi, moderatore, se per caso sto anticipando qualcosa in seguito, però l'intervento di Donata mi ha fortemente sollecitato sul punto, perché io personalmente non sono mai stata tanto convinta della necessità di abolire le province. Ho sempre trovato le province un ente utile,
ovviamente come tutti gli strumenti è buono o cattivo a seconda di come lo si usa, cioè non esiste l'idea platonica della provincia, esiste la provincia che esercita determinati servizi e li può esercitare bene o male, sono servizi importanti, la provincia oltretutto è un ente storico, è un ente che è fortemente radicato nella nostra cultura istituzionale, è un ente che fin dai tempi preunitari, fin da due secoli fa, fin dai tempi di Crispi, era un ente di intermediazione tra lo Stato e il territorio, tra le istanze nazionali e le istanze locali. E non è un fatto casuale, anzi, la provincia è più vicina ai cittadini. La provincia di Bologna fa parte di un comune grande ed ha la regione in pancia, quindi questo problema si sente meno. Vi faccio un esempio più calzante, io ho un marito pesarese. La provincia di Pesaro, per un pesarese, è un'agenzia di senso, è l'ente territoriale di prossimità ed è l'ente più avvertito in assoluto dopo il comune, molto più della regione Marche che sta ad Ancona. E io vi dirò una cosa che mi lascia perplessa, tante volte io ho sentito dire in maniera un po' così casuale, vogliamo abolire le province, questo comporterà un enorme risparmio di spesa, però il più delle volte le persone, lo dicevo anche a Stefano, a cui diciamo a cui corrispondeva questa esternazione, alla domanda ma perché vuoi abolire le province, che cosa c'è di quello che fanno le province che non ti piace, o meglio ancora cosa fanno le province, spesso non sapevano rispondere, non avevano idea di quali fossero le competenze delle province, e questa è un'arma a doppio taglio, da un lato si può dire se nessuno sa quali sono le competenze delle province vuol dire che sono enti inutili, non è vero, sono enti che hanno molta utilità di programmazione, pianificazione dell'area super vasta che va oltre la città metropolitana per gestire in maniera integrata i servizi ai cittadini. Quello che noi abbiamo fatto è stato di decostituzionalizzare l'ente provincia, di togliere diciamo un ceto politico dell'ente provincia e di dargli una configurazione regionale. Anche questa è un'opportunità che può essere colta. Ovviamente noi abbiamo fatto la nostra proposta, che ci sembra la proposta più ragionevole, perché l'area vasta, lo ripeto, che va oltre la città metropolitana, che va oltre la cintura, che va oltre l'affinità elettiva nella gestione dei servizi con obiettivi comuni, che è tipica della città metropolitana, scusate, deve essere gestita. Allora, visto che adesso comincia il percorso parlamentare, e visto che le istanze che sono emerse questa sera sono tutte istanze importanti, si è parlato di gestione della non autosufficienza, si è parlato di anziani, si è parlato di bambini, è vero, tutto questo sta nel budget comunale, ma tutto questo, come voi sapete bene, sta anche nel budget provinciale, parliamo di edifici scolastici, parliamo di manutenzione di strade provinciali e sta anche nei budget regionali. È per questo che io dicevo, anche parlando con gli amici della stampa, è tutta, mai come adesso, è una gestione integrata. Non possiamo isolare lo spicchietto di ente locale territoriale e pensare di risolvere il problema a quel livello, non è più così. Quindi a maggior ragione io sollecito su questo tema, che non è un tema, come posso dire, urente, ad alta intensità politica. Cerchiamo di fare qualcosa di fatto bene, che dia veramente, al di là delle parole, però siamo bravi tutti a parlare, vogliamo fare i comizi, facciamo i comizi. Cerchiamo di fare cose buone per l'area che deve essere garantita, sia dalla città metropolitana, sia dai nuovi enti associativi. Perché tutto questo significa fatti, servizi concreti offerti ai cittadini. E credo che questo debba essere in assoluto l'obiettivo più comune di tutti. Grazie Bernini, direi di far concludere a Vitali, che sei stato un po' additato come il padre della città metropolitana, un padre che non ha ancora trovato compimento, diciamo, in questo nuovo ente, però c'è comunque è vero, perché a volte si è sentito tra i cittadini dire un altro ente. Era ormai 21 anni fa. 21 anni fa. Quando si riuscì, grazie a Pier Ferdinando Casini, Augusto Barbera e a Franco Piro, allora rispettivamente deputati della Democrazia Cristiana, del Partito Comunista Italiano e del Partito Socialista Italiano, che si riuscì a inserire Bologna tra le aree che avrebbero potuto diventare città metropolitana. Che sia passato un'era geologica, lo dimostra il fatto che quei tre partiti non ci sono più, ci sono fortunatamente le persone che li rappresentarono allora. Bologna, è stato ricordato prima, a metà degli anni 90 iniziò un percorso per costituire la città metropolitana dal basso, no? Lo dico anche Stefano Cagliandro, che lo sa benissimo, ma che è presidente del Consiglio Provinciale, quindi diciamo è persona piuttosto al centro di questa vicenda.
Poi col 99 si interruppe questo processo, l'amministrazione susseguente, ma se devo essere onesto devo dire le due amministrazioni susseguenti, non ebbero un grande interesse a riprenderlo. Adesso fortunatamente con la legge del federalismo fiscale c'è una procedura che ci consente di realizzarlo. Manca una cosa, la cosa che manca, si riferiva prima a questo Anna Maria, è il sistema elettorale. E mi fa molto piacere, questo adesso non devo fare io il giornalista, però insomma mi sembra un fatto nuovo, perché in termini così chiari non l'ho per ora mai sentito da parte di esponenti della maggioranza. C'è un apprezzamento e una condivisione da parte del ministro Bernini sulla proposta di emendamento presentata insieme dai due relatori Enzo Bianco e Andrea Pastore alla Carta delle Autonomie Locali al Senato, che prevede quello che diceva Anna Maria, e cioè nello statuto si può scegliere tra il modello elezione diretta e quello di secondo grado. Io, se dovessi scegliere in astratto, direi che mi piace ancora quello di allora, che era un modello elezione diretta, ma se devo invece calarmi nella realtà di oggi, dico che francamente la proposta del sindaco Merola mi sembra quella più praticabile. Mi fa molto piacere che ci sia stato un pronunciamento di Anna Maria Bernini in questa direzione. L'altro fatto importante della serata è il pronunciamento di Galletti circa, diciamo, la disponibilità della sua forza politica, che non è ovviamente di maggioranza ma come noi all'opposizione, a collaborare, a costruire insieme anche le soluzioni per il bilancio del Comune per il 2012. Detto che anch'io sono d'accordo con lui, cioè non invidio né la vice sindaco Giannini né l'assessore all'istruzione Pilati che sono qua, né il sindaco Merola, che si trovano di fronte davvero ad una delle situazioni probabilmente più difficili che dal dopoguerra ad oggi ci siano state nel fare i bilanci, però ritengo che quello che venerdì sera qui il sindaco Mero l'ha detto e che Galletti ha diciamo raccolto, cioè la volontà di cercare per quanto possibile, no, un contributo da parte di tutti, mi sembra la direzione giusta. Vediamo se possiamo introdurre una terza novità. La novità è questa. Non è una grande novità, perché per chi mi conosce è una cosa che io vado dicendo ormai da molti mesi, però insomma siamo qui alla festa in unità, voglio cogliere l'occasione per ufficializzarlo. Io sono in Parlamento dal 2001, ho fatto tre legislature, questa è la terza, finirà nel 2012, finirà nel 2013. È vero che il Partito Democratico ha diciamo nel proprio statuto il limite di mandato, è anche vero che c'è la possibilità di riproporre un'eventuale deroga. Io non intendo farlo, io non intendo riproporre la mia candidatura per la quarta volta, quindi non mi ricandiderò al Parlamento. Ritengo, avendo un'età, voglio dire, nella quale è difficile poter dire vado ai giardinetti, di poter continuare il mio impegno politico e culturale sul tema delle città, con Laboratorio Urbano, che è un organismo a cui abbiamo dato vita insieme ad altre persone, che sta tra l'altro dando buoni risultati e che mi permetterà insomma di svolgere questa funzione in un altro modo, tra l'altro con una forte attenzione al problema dei giovani e insomma contribuendo con, come posso dire, anche con l'esempio personale al ricambio di cui tutti parliamo e di cui sentiamo l'esigenza. Ma ecco, l'ultima cosa che voglio fare da parlamentare è, se possibile, contribuire o lasciare agli atti, se non ci sarà la possibilità di farle passare in questa legislatura, a fare quello che in tutta Europa si fa e che in Italia ostinatamente non si fa. In Italia ci sono i comuni e va bene, ma in Europa insieme con i comuni ci sono le città, cioè le città sono organismi, sono comunità, sono insieme di non solo persone ma anche attività economiche, istituzioni, universitari, centri di ricerca, che sono molto importanti per la crescita del paese. Se noi non investiamo sulle città, sulle università, sulla possibilità di creare occasioni di lavoro per i giovani, sul welfare urbano e municipale, cioè sul fatto che nelle città abbiamo i conflitti più forti con la popolazione immigrata, con la popolazione degli anziani, risorse calanti, se non facciamo questo è difficile che una città come la nostra possa fare quello che legittimamente aspira a fare, cioè tornare a diventare una grande città italiana nel contesto europeo. Ci vuole una politica nazionale per le città, una politica urbana.
bisogna fare come gli altri paesi europei. Sapete che ci sono i ministri per le politiche urbane che quando si incontrano a livello europeo l'Italia non sa chi mandare, normalmente manda il ministro dei lavori pubblici, ma non ha la delega. Allora intanto che ci sia una responsabilità di governo. Poi abbiamo presentato al Senato con altri colleghi, e la stessa cosa credo che verrà fatta anche alla Camera, anzi mi auguro che verrà fatta anche alla Camera, un ordine del giorno col quale si chiede un'agenda urbana nazionale. E poiché sono attivi tre tavoli sulla crescita che sono stati istituiti anche sulla base del documento delle parti sociali, io penso che una cosa che andrebbe fatta immediatamente è che i comuni, in questo caso perché non esiste l'entità città, e le regioni siedano a quel tavolo. Per fare che cosa? E concludo. Tre cose a proposito di agenda. La prima, l'ho già detto, questa carta delle autonomie locali riordina tutto il sistema locale e può produrre fortissimi risparmi di spesa. Faccio un solo esempio: ci sono 10 ministeri centrali che hanno altrettanto uffici periferici, lasciamo stare la giustizia, lasciamo stare gli esteri, prendiamo l'economia, prendiamo i lavori pubblici, prendiamo le infrastrutture, che potrebbero tranquillamente essere soppressi affidando queste funzioni al sistema delle regioni e degli enti locali. Sono 90.000 dipendenti, quindi è un grosso fattore di spesa che si può ridurre. Con la carta di autonomie locali si possono fare le città metropolitane. La modifica costituzionale proposta al governo per le province, secondo me, ci aiuta, a patto che si faccia seriamente, cioè un modello univoco nazionale, perché io non credo tanto alle province regionali di cui ha parlato Calderoli. Mi sembra un po' una furbata, perché la Lega le vuole tenere. Allora, dove la Lega è nella maggioranza, come nelle tre regioni del nord, alla fine cambiano il cartello. Anziché avere la provincia di Bergamo, ci sarà la provincia regionale di Bergamo. Io preferirei una soluzione univoca nazionale come quella spagnola, e c'è un secondo grado tipo quello che Merola propone per la città metropolitana a livello generalizzato. Seconda cosa, qui guardo la vice sindaco Giannini, riscrivere, ma soprattutto Anna Maria, perché so che Galletti è d'accordo, riscrivere completamente il decreto sul fisco municipale. Noi non possiamo avere dei comuni che hanno meno autonomia di quando c'era l'ICI sulla casa principale. Attenzione, perché qui abbiamo delle responsabilità anche noi, perché abbiamo troppo presto, come dire, no, cantato, in un qualche modo glorificato il fatto che con Prodi si toglieva l'ICI sulla casa principale solo alla fascia di reddito più bassa. Poi è arrivato Berlusconi, la loro maggioranza l'ha tolto a tutti e noi non abbiamo detto nulla. Ma in verità quelle tasse lì le paghiamo lo stesso, perché alla fine comunque sia lo Stato quei soldi, grosso modo, li devi ridare. E avere un'imposizione sull'abitazione principale, come in tutti i paesi, è un fatto che consente ai residenti di poter contribuire ai servizi dei comuni e quindi a introdurre un principio di beneficio. Se non è possibile, come forse non è possibile, come forse non è giusto fare, introdurre l'ICI di nuovo, ma allora si faccia come abbiamo proposto noi, come in Francia, un'imposta comunale sui servizi che pagano tutti, compreso i proprietari di abitazione principale, al posto della TARSUTIA e dell'IVA. Terza ed ultima cosa, visto che su questo abbiamo fatto tutti quanti grandi dosi di demagogia, cioè sulla questione della riduzione dei costi della politica, degli stipendi dei parlamentari e del numero dei parlamentari, io devo dire che a me è dispiaciuto particolarmente il fatto che, qui devo dire una cosa polemica, mi dispiace se Anna Maria non può riprendere la parola, ma non è nei suoi confronti. Il governo aveva proposto di ridurre al 50% lo stipendio per chi ha un'altra attività. Poi, con la fiducia al Senato, in commissione era stata approvata. Ovviamente noi eravamo d'accordo su questo. Con la fiducia al Senato l'hanno cambiata e hanno messo il 20 e il 40. Naturalmente tutti i giornali d'Italia, tutte le radio, tutte le TV, che cosa hanno detto? La casta si autotutela, non hanno detto il governo, non hanno detto la maggioranza, hanno detto il Parlamento. E qui paghiamo anche un po' i nostri errori, perché su un punto così si doveva capire da tempo che c'era una pressione forte, giusta, dei cittadini quando non si arriva alla fine del mese, no? Con certe pensioni, certi salari, e quello che è di troppo va tolto, difendendo naturalmente l'istituto parlamentare. Ecco, ma l'altra cosa è la questione del numero dei parlamentari. Allora vi informo che al Senato, presidente della commissione mia affari costituzionali è Carlo Vizzini, PDL, abbiamo incardinato
esattamente mercoledì, provvedimenti per la riduzione del numero a, diciamo, funzioni date. Non è che io vada matto per una soluzione di questo genere, però mi rendo conto che se stiamo a discutere di cambiare le funzioni di Camera e Senato, ci ripresenteremo alle elezioni con la situazione attuale. Io mi auguro che questa cosa vada avanti. Vuol dire per il Senato, anziché gli attuali diciamo 350, la metà, 120 circa, e per la Camera, anziché i 630, i 315. Un dimezzamento del numero dei parlamentari sarebbe un forte segnale alla pubblica opinione, finalmente, di un paese che cambia. Poi io ci aggiungo anche, perché è una cosa a cui tengo molto, se poi uscendo da qui vi va di andare a firmare per il referendum abrogativo del Porcellum e per il ripristino del Mattarellum, io penso che sia un fatto utile e positivo, perché la cosa peggiore sarebbe fare un altro Parlamento di nominati, ma questo spetta naturalmente a ciascuno di voi decidere in attuale autonomia, in totale autonomia e libertà. Grazie Vita. I latini dicevano in cauda venenum, cioè alla fine hai messo il veleno proprio, hai sparato. Potremmo aprire un dibattito di altre tre ore, ma non lo facciamo perché Galletti freme, è già preoccupato. No, io sono a disposizione, era per loro, per il caldo feroce. Facciamo replicare la Bernini. Allora, c'è questa casta, io non avevo introdotto l'argomento per non aprire un altro dibattito, c'è questa casta che si autotutela, Vitali ha detto che è colpa del governo se non sono state adottate queste misure. Allora, io non rispondo, mi piacerebbe rispondere anche sull'ICI, però sarebbe scorretto, perché allora prevaricherei sui colleghi, anche se non sono d'accordo su quello che hai detto sul fatto dell'ICI. Sono d'accordo sul fatto che la Commissione bicamerale sul federalismo fiscale già lo abbia detto, che ha intenzione di ritornare sul federalismo municipale, perché come tutte le leggi che cambiano completamente uno scenario, questa è veramente una rivoluzione copernicana. Per la prima volta gli amministratori locali dovranno rendere conto a tutti noi di quello che spendono, come lo spendono, con un criterio di trasparenza e di responsabilità che la Repubblica Italiana non ha mai conosciuto. Quindi il concetto einaudiano dei cittadini devono sapere perché pagano le tasse finalmente viene realizzato con questo federalismo fiscale, che è perfettibile, sono io la prima a dirlo, però ricordiamoci che l'imposta municipale unica tiene luogo di 47 fonti di gettito diverse tra fiscalità e parafiscalità, di cui nessuno capiva nulla, che davano luogo anche a tanti contenziosi tributari. Quindi capisco che Walter parli di posizioni perfettibili, è altrettanto vero che un passo in avanti è stato fatto, poi si può sempre migliorare, ma lo stavamo già facendo, cioè qualcosa, tu lo sai bene, Calderoli ha detto, ha dato la sua piena disponibilità in comitato bicamerale a ritornare sul federalismo municipale. Comunque questo, c'è una cosa molto più importante che ci riguarda tutti quanti, si sta giocando troppo, lo dicevo prima, sull'anticastismo, e di solito chi ci gioca è il più castista di tutti. Io vi faccio solo un esempio, quello che ha detto Walter. Noi abbiamo all'interno di questa manovra applicato il contributo di solidarietà a noi parlamentari, tu lo sai, vero? No. Cioè, noi paghiamo il contributo di solidarietà nella misura, ma giustamente gli altri cittadini non lo pagano se non fino a una certa soglia. Noi lo paghiamo doppio, cioè lo paghiamo da, cos'era, 100, da 90 a 150, 10%, da 150 in poi paghiamo il 20%. Qualcuno di caspita di giornale l'ha detto? No, perché una buona notizia non è una notizia. Seconda cosa, tagliamo 6 miliardi di euro ai ministeri, noi siamo alla canna del gas, va bene, ci organizzeremo, comunque non piangiamo miseria. Qualcuno l'ha detto? No. Noi adottiamo dei provvedimenti per diminuire il contributo ai partiti, il famoso finanziamento ai partiti, che a me piace pochissimo, ma anche su questo bisognerebbe aprire un altro dibattito. Nessuno l'ha detto. Tutto quello che viene fuori è una versione geneticamente modificata dei costi della casta, confondendo in maniera indiscriminata i costi della democrazia, i costi della politica e i costi della casta. Io vi faccio un esempio palmare. Questa settimana ho letto su un giornale: il Parlamento si è convocato per 2 ore, non è vero, è stata approvata alla Camera dei Deputati una risoluzione sull'Europa, quindi una cosa che mi riguarda direttamente, il Parlamento ha lavorato per 2 giorni e mezzo e abbiamo approvato una risoluzione unanime, il giornale riportava si è convocato per 2 ore e mezza per approvare una risoluzione europea all'unanimità, come dire, c'è una roba da niente, poi era anche unanime, non c'è stato il sangue, non si è vista la rissa, per cui concludeva il giornale. Per quale motivo quindi sono stati convocati i parlamentari tutti quanti? Quanto è costato allo Stato italiano convocare i parlamentari? Ma allora signori, riassociamoci con noi stessi.
Dobbiamo convocarci o non dobbiamo convocarci? Dobbiamo lavorare o non dobbiamo lavorare? Cerchiamo di evitare di fare demagogia che fa male a tutti quanti, perché questo è veramente un problema comune. Se ci vengono a portare le cozze davanti al Parlamento, il problema non è nostro, è di tutti, perché quelli che portano le cozze, amici miei, scusatemi, non hanno un progetto politico, hanno solo le cozze per il momento. Ecco, allora c'era Donata Lenzi che voleva dire qualcosa. È inevitabile che riaprendo un dibattito. No, fai parlare con loro. Stiamo riprendendo un dibattito sulla casta, sull'antipolitica e su quant'altro. Galletti rinuncia? Donata Lenzi. Flash, perché temi difficili. Difficili, poi alla fine le affrontano le donne anche con un certo calore. Su questo c'è un forse dovuto al fatto che ci mettiamo molta passione, eccetera, e quindi vorremmo che fosse apprezzato anche il lavoro, quindi capisco. Io credo però che dobbiamo essere tutti consapevoli, tutti, indipendentemente dalle parti, che nel momento che si chiede al Paese un sacrificio così grande, noi abbiamo due responsabilità. Il primo è quello di un equo peso dei sacrifici, e quindi hai fatto bene a ricordarlo, per la parte di chi è solo parlamentare, non quelli che fanno anche gli avvocati eccetera, il contributo di solidarietà c'è. Noi però dobbiamo fare molto di più, era un po' il tema di stasera, c'era anche della collaborazione, sia per quello che è il costo complessivo della politica intesa, sia per un riordino vero delle istituzioni che permetta di riportare un po' di ordine in una montagna di peso burocratico, di leggi e quant'altro che incide sulla vita di tutti e tiene fermo il paese. Insomma, sinceramente, quando io ho visto Calderoli dire che aveva buttato via non so quante migliaia di leggi, temo che in un anno li abbiamo rimesso in pari, tante ne abbiamo fatte, tante complicazioni abbiamo aggiunto. Allora, da questo punto di vista si tratta anche, se fai delle cose utili, se dimostri al paese che ti impegni, allora la politica ha un senso. Se invece lo fai solo, diciamo così, per una lotta priva di significato, inevitabilmente la pressione anticasta tende a aumentare. Poi c'è un problema reale che riguarda tutti i livelli di governo, e chiudo con questo: forse siamo d'accordo tutti, noi dobbiamo evitare di andare a fare la chiusura di enti, la riconversione, la modifica, le province, gli accorpamenti e quant'altro, ponendoci il tema di levare solo i consigli. Ecco, noi dobbiamo garantire comunque la democrazia diretta. Questo credo che in questa sede sia giusto ribadirlo. Quei consigli comunali che ricordavo all'inizio sono fatti da gente che prende 9 euro a seduta lordi e si riunisce due volte al mese, prende 18 euro e ha avuto forse proprio per questo la capacità di avviare un percorso di riforma. Noi dobbiamo fare altrettanto, soprattutto ora che ce lo chiede il momento difficile che stiamo vivendo. Ecco, Galletti, vuoi aggiungere qualcosa anche tu su questo discorso? Ho approfittato veramente troppo della vostra pazienza, quindi vi dico due cose solo. Una sul federalismo. Federalismo io terrei buono di tutto il lavoro che ha fatto la bicamerale finora, solo ed esclusivamente quello che riguarda la riqualificazione della spesa, cioè i costi standard. Tutto il resto lo porterei immediatamente nella bicamerale sulla riforma tributaria, perché non ci possono essere due bicamerali che lavorano in due sedi diverse sullo stesso tema. Ma penso di dire una cosa banale, no? Voglio dire, quindi penso che questa sarà la fine, e poi ci daremo le colpe di chi ha detto prima le cose, ma lasciamo stare. Sul questione della casta io dico due parole solo, ed è serietà e sobrietà. Cioè, finché noi non riacquisteremo come classe politica la fiducia della gente nei nostri comportamenti, anche nella vita privata, e non avremo serietà, non basterà mai quello che diamo agli anticastisti. Dobbiamo recuperare noi la fiducia della gente, allora possiamo tornare a fare politica, ma se non riacquistiamo questa non c'è nulla da fare, e per fare questo ci vuole sobrietà anche nei comportamenti esteriori.
Forse questo è mancato troppo nell'ultimo periodo, e serietà nel lavoro, perché la gente è disposta a pagare molto un Parlamento se il Parlamento produce buone leggi, ma se il Parlamento produce cattive leggi non ti vuole pagare nulla, neanche poco. Quindi penso che se seguissimo questi due criteri, forse la gente ci vorrebbe un po' più bene di quanto ce ne vuole oggi. Ecco, l'ultimissima battuta, Stefano Caliandro, presidente del Consiglio Provinciale, si è sentito chiamato in causa un po' da questo dibattito sulle province. Speri che le province non vengano abolite. Pilloni, diciamo, aveva paura che ci fosse il titolo Weekend con il morto, allora mi fa parlare il morto. No? In realtà io penso che la discussione che si è avviata debba partire da un presupposto politico. Gli enti locali sono e rappresentano una cerniera democratica sul territorio, devono rappresentare il pronto soccorso dei bisogni e dei diritti. Come essi si trasformano nel corso del tempo e come essi si plasmano in funzione di quello che devono svolgere per i cittadini, sta alla politica a stabilirlo. Quindi ben venga la trasformazione della provincia, perché è nelle sue corde, è nella sua storia. Il ministro Berrini prima citava l'origine delle province, sono addirittura preunitarie e hanno rappresentato come ciglia di trasmissione un ruolo nella società. Questo non significa che abrogarle dal punto di vista nominalistico significhi eliminarne le funzioni. Per questo motivo in provincia stiamo avviando, come consiglio provinciale, una discussione su uno studio di fattibilità, cioè su quello che anche un ente di secondo livello dovrebbe svolgere come servizio per i cittadini, quindi andando ben oltre l'interesse privato. E questo secondo me sarebbe una prima risposta anche a quel fenomeno di antipolitica che regge in questo paese. Non nascondiamoci che è facile titolare i giornali o è facile cavalcare il clima dell'antipolitica, ma allo stesso tempo occorre dare dei buoni esempi. Ecco, a Bologna occorre dare questo buon esempio, cioè dire noi siamo diversi perché noi siamo in grado di voltare pagina attraverso un laboratorio urbano, un laboratorio democratico di rappresentanza. Questa è la mia idea. Grazie a tutti voi, agli ospiti e a voi che ci avete seguito. Buonasera.